Allora, noi abbiamo lasciato i nostri gaccia nella parte sotterranea laggiù perché non sapevo come portarli fino a casa. Dunque, mi avete suggerito, per ottenere le sfere poké devi farti un esercito di Megatherium. E quindi io oggi ho intenzione di catturare tanti Megatherium. Quindi ci faremo un esercito di questi, dopodiché faremo un tentativo, proveremo ad andare a proteggere una di quelle capsule che cadono dal cielo, che in teoria appunto mi dovrebbero quindi dare tante sfere poké, io lo spero tanto. Molto bene, allora direi che il nostro esercito di Megatherium è quasi pronto. Quasi, nel senso, perché vorrei anche far accoppiare qualcuno di loro, così diciamo aumentano. Per il momento sono 7 e peraltro, scusate, ma guardate questo quanto è carino con le zampette rosse, è troppo bellissimo. Sì, qui c'era anche un altro Megatherium, però basta. Cioè basta, non ho più voglia di andare a caccia di Megatherium. Ok, allora, adesso che il nostro esercito di bestiacce è completo, l'unico problema è quello di portarle tutte nel luogo dove c'è la capsula drop, come cavolo si chiama, la roba che scende dal cielo e che ci dovrebbe dare tante sfere poké. E voi mi avete giustamente suggerito, ascolta, prenditi un Quetzal, e ci avete pure ragione, e per prendermi il Quetzal io però devo prendere anche un Tapejara, perché sennò non so come pigliarlo il Quetzal. Indi per cui, voi signori state qua, vedete di non litigare, di non farvi ammazzare da nessuno, noi adesso ci andiamo a prendere un Tapejara, ci andiamo a prendere un Quetzal. Vorrei pigliarmi anche due mammoth, dopodiché con il Quetzal porteremo tutto il nostro esercito dove cadono i drop, le capsule, eccetera. E finalmente daremo il via alla battaglia contro le bestie corrotte. Mio Dio, che FIFA, che ciò. Andrà malissimo, ci sarà tanto da ridere, tanto da piangere, ma andrà malissimo, ne sono sicura. Allora, Tapejara, aspetta, fammi vedere un attimo, io quante frecce ho? Non ho frecce e ho pochissimi dardi, no, facciamo un po' di rifornimento. Sono dovuta tornare un botto di volte con un botto di metallo fino alla base per poter fare altri dardi, altra roba. Mamma mia, quanto è stata lunga prendere tutti questi Megatherium, mamma mia. Allora, facciatemi vedere se posso... Sì, c'è un bel po' di metallo pronto, ottimo. Abbiamo un po' di narco, un bel po' di polvere da sparo, non abbastanza, però vabbè. Riusciamo a farcene solo 11, damnation. Con i narcotici mi sa che siamo messi un po' malino. Lillo, tu c'hai carne marcia e poca. Vediamo se i nostri gufetti hanno un pochino di carne marcia negli inventari, sono sempre poca roba. Voglio i rex da mandare a caccia a prendere un botto di carne. Là sta cadendo una capsula da qualche parte. Laggiù. Mamma mia. La cosa non è neanche così semplice, perché ok, una volta che ho messo tutte le bestie sul Quetzal, uno, il Quetzal deve riuscire a trasportarle. Visto che voglio prendere anche rex e mammoth, vedo tanti problemi all'orizzonte. Ma soprattutto dobbiamo assicurarci che la capsula che noi andiamo a difendere sia di quelle un po' più semplici. Cioè che non sia di quelle che mi ammazzano tutti in 0 secondi. Ecco, cioè vorrei tipo almeno il primo girone di corrotti sconfiggerlo. So già che ci farà una figura barbina, lo so già. Tra l'altro Quetzal ne ho visto uno da poco che girava proprio qua vicino alla base. Speriamo di ritrovarlo, non ho visto il livello, dico la verità. Però alla fine il livello del Quetzal non è che me ne freghi tanto. Mi serve più che altro per trasportare le creature almeno fino a dove cade la capsula. Poi dopodiché ciccia, cioè nel senso,
fa nulla. Tanto non penso che su questa mappa ci muoveremo moltissimo con il Quetzal. Molto bene, allora 34 narco e 30 dardi. Sì, per il tapeggiare dovrebbero bastare. Col Quetzal no, dovremmo fare decisamente un po' di rifornimento. Ci vorrà l'eternità di sempre, dannazione. Fammi vedere intanto se c'è ancora il Quetzal che gira qui. Era proprio qui davanti. Ovviamente no. Cioè, speriamo non se ne sia andato nella zona dei corrotti quel babbeo. Vabbè, vabbè, al Quetzal ci pensiamo dopo. Andiamo a prenderci un tapejara e poi l'inseguimento col tapi e il Quetzal sarà qualcosa, no, di deleterio. Allora, i tapi, c'era un esercito di tapi, dove? Non mi ricordo. Oh, guardala. Eccolo qua sopra. Allora, non pretendo tantissimo dal tapejara, però vorrei partire con... guardala qui quanti! Allora, cerchiamone uno di un livello quantomeno decente. Allora, livello 8, perfetto, cominciamo malissimo. Livello 21, benissimo. Livello 21, benissimo. E basta? Scusa, tu che svolazzi, di che livello sei? Un 35. Ragazzi, scusate, ma un po' che schifo. Aspetta. Ce n'è uno lassù, ti prego. Un livello 8, ma perché? Aspetta, ce n'è un altro là. Livello 83. Un livello 83 mi potrebbe piacere abbastanzina. Se il ciccio si decide ad atterrare... Aspetta, ne ho visto un altro là dietro che sta... È bloccato, ti prego, dimmi che sei bloccato lì, lui che sei di un livello alto. Di un livello 17, ma perché? Ah, dannation. Aspetta, no, non vi spaventate. No, dannazione. Ah, ma non l'ho spaventato io, ci sono i ragni. È quello l'83, ti prego. Sì, dannazione. Mai si placherà quello, mai. Guarda come sta andando a casino. E dai, che sfiga in mare. Aspetta, ce n'è altri lì. Aspetta. Un 17. Ma perché fanno tutti pena? Cioè, perché c'hanno sti livelli balenghi? Ovviamente quell'83 adesso non atterrerà mai più. Mai più. Aspetta, là ce n'è altri. Aspetta. Dai, vi prego. Uno di un livello che sia decente. Un 17, ma perché? Un 61. Allora, 61, se tu mi atterri sei papabile. Non proprio il meglio del meglio, però quantomeno papabile. E ovviamente no, ovviamente svolazza a casino. Sì, vattene tu, vattene. Fifone del Menga. Tapi, mi atterri per cortesia. Ora ci vorranno quei 2-3 mila anni. Aspetta, fammi vedere che qua sopra non ci sia qualcosa che magari è già a terra ed è anche di un livello buono. No, ptero. Un esercito di ptero. Però non vedo tapi. Aspetta, c'è un tapi lì. C'è un tapi lì. Un 43. Che schifio, ragazzuoli, che schifio. Dov'è quello di livello papabile? Ah, sta ancora svolazzando lì? Sì, ma non atterrerà mai questo, non atterrerà mai. No, niente, è bloccato lì. Ok, basta, mi sono rotta le scatole, andiamocene a cercare qualcun altro. E che speravo di non dover andare in questa zona, perché qui ho paura che ci siano altre creature che me lo spaventano, il tapi. Anche ne troviamo uno a terra. Invece lassù, bene o male, non ci sono tante creature brutte e cattive. Poca roba, principalmente ragni. Aspetta. È atterrato. Ok. Fermo qui. No, non l'ho preso. Porca puzzolina, che sfiga. No, dai. Mi andrà a piangere. Vabbè, ascolta, se ci accontentiamo. Siamo disidratati, sì. No, non abbiamo acqua, dannazione. Aspetta.
Aspetta, aspetta, siamo vicino a casa. Stai calma, Ginetta, calma. Ora ti procuro acqua, ti procuro acqua. Tanto casa è lì. Peraltro sì, la base prima o poi la faremo un po' più carina. Per ora ci accontentiamo perché non è la priorità. La priorità al momento sono le sfere poké. Il fatto che non si possa sparare dal gufo però non è una cosa carina. Non è per niente una cosa carina. Allora, ascolta, ridiamo un'occhiata qui e ci pigliamo almeno peggio. E stanno volando via tutti, perché? Perché? Perché c'è il fuggi-fuggi generale, che succede? Allora, un 17, un 8, no vabbè, dai, però... Cioè, questo non è un accontentarsi, questo è proprio raschiare il fondo del barile. No, 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 dai, a costo di girare ancora tre quarti d'ora, ne voglio uno di un livello almeno superiore al 30. Cos'è caduto? Un optero è caduto, perché? Lì c'è un tappi, lì c'è un tappi. Di livello schifo. Dai, almeno sopra il 30. Ma perché sono tutti di livello così basso? Tappi, tappi, tappi. Aspetta, aspetta, aspetta. Non ti spaventare, non ti spaventare, ti prego. No, no, quello è un optero. Dov'è il tappi? L'ho visto. Livello 17. Da quest'altro fugge terrorizzato. Guarda, faccio venire un infarto anche a te perché mi sei di livello basso, te lo meriti. Ptero, ptero, ptero non finire. Ptero come se non ci fosse un domani. Ciao Tapi, ciao Tapi, ciao Tapi. Non ti spaventare, non ti spaventare. Dov'è? Lì, 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 lì. Livello 43. Potrei. Allora, aspetta. Molto lentamente. Con molta calma e pazienza. No, ho già visto roba che vola via. Ti prego dimmi che non era il mio tapi. Un 43 mi può anche andare bene. Sì, dai. No, 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 non ti girare. Così. No, porca puzzola. Sono andata troppo di corsa. Dannazione a me che non ho pazienza. Sarei dovuta andare 4-4. Però speravo di coglierlo un po' alla sprovvista facendo la corsetta, invece no. E invece no. E c'è un livello 39. Che di nuovo è un po' un accontentarsi, però. Cioè, piuttosto che girare. Continuare a girare a vuoto. Se il signorino mi atterra. Ok, con calma. Allora, super quatti quatti. Forse ci saremmo dovuti fare anche la. Come si dice? L'armatura mimetica. Nope, 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 nope. Ti prego, ti prego, ti prego, fatti acchiappare, ti prego, porta pazienza, abbia un po' di pietà. Preso, 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 preso in faccia, veloce, 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 in faccia, veloce, veloce, veloce. Ah, c'è andato giù, perfetto, alleluia, non è di livello decente, ma manco per niente, però mi accontento, mi fai riprendere le bolle, Lillo? Grazie, ok, ottimo. Allora, aspetta, ce n'ho carnina? Sì, tieni carne. Due narco, ma proprio due. Quantomeno dovrebbe fare abbastanza in fretta. Quantomeno, mi auguro, spero, confido nel fatto che sì. Ok, non sono per niente contenta di questa cattura, ma non importa, ci accontenteremo, perché alla fine lo scopo è quello di andare a prenderci... Dove vai? Dove vai? Ah, pensavo stesse spostando. Lo scopo è quello di andare a prendere il Quetzal. E di nuovo ci vorranno tipo 3 miliardi di anni per trovarne uno. Uno c'era, era qui davanti. Magari non si è spostato tanto, dai. Ma che bellino che qua è tutto in vetro, si vede sotto. È troppo stupendo. Beh, ecco, vedi, dovremmo provare. Dovremmo pensare di costruire una base dove c'è, dove ci sono queste cose in vetro. Perché è troppo bello il fatto che si possa vedere sotto. E soprattutto se anche una bestia ci viene addosso, non si distruggono, giusto? Cioè, in teoria queste no. Sono decorate, cioè sono parte del gioco, non è che le abbiamo costruite. Vediamo se ci ricordiamo in che punto. Sì, fammi vedere se qua sotto c'è un po' di primate. Devo andare a prendere il signore. C'è un po' di primate? No. Forse no. No. Scorpioni. C'è un bronto, volendo. Beh, sicuramente ci dà primate. Vabbè, dai, proviamo. Non so che livello sia. Già ferito, dai, non dovrebbe volerci tanto. Oh.
Ed era di un livello 21. Il signorino, qua su? Giusto? No, ti prego, dimmi che non mi sono persa il tappio addormentato. Ti prego. E qua. Ok. Momenti di panico. Che respiro pesantuccio che c'ha il signore. Più 19 livelli con la Prime. Sì, dovrebbe rimanere così, giusto? Spero. Ciao Lillo, addormentato con gli occhi aperti. Che ansia. E vabbè, niente, aspettiamo pazientemente e difendiamo il tipo, perché io vedo ragnetti laggiù che si muovono e non ho voglia di rifare questo giochino col tappeggiare. Grazie. 99, ovviamente a 99 ti devi fermare, mi sembra giusto. Ah, dobbiamo fare poi una tappa del megaterio, perché mi sa che loro un po' di carne marcia ce l'hanno. Gli avevo lasciato un bel po' di carnina nell'inventario. Dai, che riusciamo a farci un po' di dardi. Ci servono dardi. Tardi narcotizzanti, ne abbiamo niente. Uno schifo, uno sputo. Oh, ce l'abbiamo, alleluia, Dio grazie. Finalmente. Vieni Lillo, seguici, casa dovrebbe essere qua. Dietro, qua. No, aspetta, no, dall'altra parte, laggiù in fondo, ok. Stai seguendo, sì, ottimo. A che livello mi sei salito? 58, vabbè dai. Meglio di niente. Tappi a terra, grazie. Perfetto. Stai qui buono. Allora, prima di tutto. No, aspetta, tu c'avevi metallo, Lillo. Anche carne marcia, ottimo. Allora, intanto sella per il tapejara. Dovremmo avere tutto. Yes. Ok, molto bene. Allora, sella al tapi. Vediamo di andarci a prendere con lui la carne. Oh, come sei lento, tesoro. Andiamoci a prendere con lui la carne marcia che dovrebbero avere i megaterio. Andiamo a raccogliere metallo. Andiamo a fare un po' tutto quello che serve adesso per farci una bella scorta di narcotici, dardi narcotizzanti. E poi, se Dio vuole, andiamo finalmente a caccia del Quetzal. Di nuovo sarà il delirio, ma non importa. Yeah, poi potremo andare a difendere la capsula. I miei megaterio sono là dietro. Sì. Ciao ragazzi, come state? Guardate, qua c'è un nuovo amico. Allora, dimmi che hai carne marcia. Non ne hai, ti odio. Tu dimmi che hai carne marcia. Sì, ce n'hai un pochino, ok, molto buono. E quanta roba che c'è in tu. Metallo, aspetta. Tu c'hai anche metallo. Tu non c'hai una cippa lippa. Neanche tu, oh mio Dio. No, ma perché? Ma gli avevo lasciato carnina io, se la sono mangiata tutta, non hanno fatto in tempo a farla marcire, dannazione. Va bene, niente, dai, ci prepariamo e noi ci rivediamo quando siamo finalmente pronti per andare a caccia del Quetzal. Allora, è vero che noi in teoria dovremmo prepararci per prendere il Quetzal, però mentre eravamo a Zonzo in cerca di metallo, cioè io ho trovato questi due Rex qui che sono bellissimi. Bellissimi e di un livello incredibile, perché uno è un 88 tech e l'altro è un 76. Ora, io non voglio dire, però mi fanno un po' gola questi due piccole adorabili bestioline. E visto che all'esercito di Megaterio io volevo effettivamente aggiungere anche dei Rex, mi chiedo se forse non è il caso di provare a pigliarmeli. Lo so, io ci proverei. Tanto qua sopra non possono salire i tizi. E io mi sa che ci provo, non penso di avere abbastanza dardi, in realtà, dico la verità. La tu restami qui, tesoro, non facciamo follie. Dicevo, ciao. Non penso di avere abbastanza dardi, ma forse se ce la giochiamo bene. Ciao, sì, calmati però. Potremmo anche farcela, non salgono. Salite. No, che non salite. Siete super bloccatissimi. Speriamo di non caderci di sotto. Aspetta, che quello ci sta provando. Dov'è l'altro? No, dov'è l'altro? Cicci, dove sei? Che mi metti molta ansia. Venite tutte e due per di qua, scusatemi. Fate il favore. No, stanno facendo il giro, sono così furbi. No, sono qua sotto.
sono qua sotto. Eccolo lì, uno lì, perfetto. Allora, principalmente io vorrei il tech, ma perché è veramente bellissimo. Ti prego, fa che mi bastino i dardi, cerchiamo di non sprecarli. Oh, non ci vedo, non ci... Eccolo lì. Fai l'altro, però, mi inquieta. Ah, è laggiù l'altro. La pipetta se n'è andato a casino, speriamo che non mi arrivi alle spalle. No, non ti distrarre, cioè, oddio, no, vabbè, distraiti pure, che problema c'è, in effetti. Ciao. Ciao, aspetta, troppo vicino. Ciao, non sali da lì, no, non ce la puoi fare. Ok. Mi fai spostare, no, ecco, testolina, perfetto. Speriamo che l'altro dov'è? Casino, l'altro. No, ho sprecato un dardo, maledetto. Il problema sarà quando il tizio inizierà a fuggire. Questo potrebbe diventare un enorme problema. Però vabbè, ce ne preoccuperemo quando succederà. E di nuovo però mi sorge un dubbio. Ok che poi andiamo a prenderci il Quetzal, ma io poi come faccio a portare 7 Megaterio, 2 Mammut e 2 Rex tutti sul Quetzal? Cioè, potrebbe non essere fattibile la cosa. Scusate, ogni tanto devo tenere d'occhio l'altro Rex, che peraltro sta combattendo contro i robot. Vi prego, non fatemelo fuori. Ah, ma non ti arrabbiare, Lilo, dai, non ti arrabbiare così tanto, però stai calmino. Ma soprattutto adesso che... Vabbè, come faccio a portarmelo alla base? Non posso, lo farò avvicinare ai Megaterio al massimo, che dovrebbero essere un po' casino per di là. Livello 88, era 88 lui, vero? Sì. Cosa c'è, Ciccio? Ah, stai vomitando, lo so, l'agitazione, l'ansia. Anche a me sta venendo un rigurgitino ogni volta che vedo i Rex così vicini. Ma questo si è bloccato male nella roccia? Ma là che non sarebbe male, Cicci, eh? Sì, io però sono a 45 dardi, quei dardi che avevo fabbricato da pochissimo con tanta pazienza. Quindi se ora non mi bastano per buttare giù almeno uno dei due Rex, piango moltissimo. L'altro dove mi è? È laggiù, vedo il culone laggiù, ok. Aspetta, c'è un altro là? No, vabbè, scusa. Hai ragione, non ti stavo prestando attenzione. Mamma mia, come siamo permalosini. Mi sono girata un attimo a guardare l'altro Rex e questo subito si è ingelosito. Guarda, tutta l'attenzione per te, tutti i dardi per te, penso proprio tutti. Quindi ti prego, fanne buon uso. Stai fuggendo, dimmi che stai fuggendo, Lillo. No, mi sa che sta cercando di salire. Ah, sta cercando di salire. No, fugge. Lui fugge. Molto bene fino a un certo punto, molto bene. Inizia a non andare più molto bene perché si sta allontanando molto tanto. Ah, ho sprecato un dardo. Anacleto, veloce. Sì, qua per il pieno di aquilatti non è che sia proprio il posto più sicuro della terra. Rex a parte, intendo. Dai, no, Aquilotto, non rompere l'anima. Mi sta venendo ad attaccare un Aquilotto, ma porca puzzo. Muorici. Oh, andato giù. Eccolo qua il mio Rex. Ma Anacleto, non è che mi segui tu per cortesia? Grazie, patato. Oh, sta arrivando l'altro Rex. No. Sta arrivando l'altro Rex. Quello non fugge. Quello arrabbiato. Anacleto, vieni qua. Ah, eccolo. Dai, però non è mica giusto. Non è per niente mica giusto tutto ciò. Ah, sta venendo incontro? No, ok. Dov'è l'altro?
Dov'è l'altro Rexdan? È svenuto! Ci sei svenuto? Sì, ci ho svenuto! Ci ho svenuto! Aspetta, 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 aspetta! Nacleto, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Allora, aspetta, con calma, con calma. Chi c'è di pericoloso qua? C'è un raptor corrotto laggiù, non dovrebbe essere un problema. Ok, ci resta lì. Quanti dardi mi sono rimasti? 20, non ce la farò mai a buttare giù anche l'altro. Però qua abbiamo un po' di Primate. Qui abbiamo un bel po' di Primate. L'altro Rex se ne sta andando a casino. Ho anche un po' di frecce in arco. Potrei effettivamente sfruttare, non lo so. Ok, e un po' di Primate ce l'abbiamo. Dove sei? Dove sei? Dov'è il... No! Ci sono i robot! Ma i robot me li attaccano le bestie addormentate? Non lo so. Però tra sapere e non sapere io adesso gli darò pappa. E poi andiamo a uccidere il robot. Allora, intanto rimettiamo anche Anacleto in attaccaci tutti. Molto bene. Dai, che bellino che è questo Rextech. Ma come siamo tantissimo contenti. Vorrei provare ad andare a prendere l'altro Rex con la balestra piuttosto. Però non mi voglio allontanare troppo dal Lillino qua, c'ho paura. Allora fammi andare a uccidere. A meno che non me lo faccia fuori lo stego. Ah, guarda qua il metallo, io ero per questo che ero venuta, ero per questo. Però aspetta, possiamo anche procurarcelo da qui, guarda. Vai stego, stego dammi una mano, stego dammi una mano, dammi una mano. Ora ce l'hai con me stego, vero? Sì, perché ti ho beccato per sbaglio. Porta pazienza, dai, non l'ho fatta apposta. Che colori bellissimi che hai. Mi dispiace tanto farti fuori, però sai che c'è altra Primate per il cicciolino qua sotto. No, vedo altri robot laggiù, dannazione. Aspetta, cardina gratis. Proteggerò a costo della vita il mio Rex Tech. Ah, anche il dilo si deve mettere a rompere l'anima, ma davvero? Oh, ma un giretto veloce a cercare l'altro Rex lo facciamo. È che mi fa troppa gola, cioè li vorrei tutti e due, capito? Cioè ormai li ho visti. Guarda, è laggiù lui. O lei, non so se è femminuccio o maschietto. Sperando che non me la uccidano i robot. Aspetta, vediamo prima come va a finire il combattimento. Anzi, diamo una manina, va. Diamo una manina. Aspetta, guarda, me ne vado alla svelta, non si arrabbi. Provo a tirargli due dardi o non ha senso? Forse non ha senso, perché tanto non mi bastano. Ah, aspetta, troppo vicini ragazzi, troppo vicini. Forse è il caso semplicemente che per ora mi fermi e dia un attimo di priorità al Lillo che c'è qui. Dai, aspettiamo che si addomestichi. Che va a finire che cercando di catturarlo quello ci finisco i dardi, non riesco ad addomesticare quello e in più questo viene mangiato o si sveglia o non so cos'altro, qualche altra sfiga che mi potrebbe capitare. Quindi, come al solito, pazienza, calma, vediamo di non fare le cose di corsa, come il nostro solito, che poi ci fa sempre andare tutto male la fretta. E vediamo di addomesticarci il tizio che intanto è arrivato al 31% e ha degli occhietti bellissimi, super verdissimi, bellissimi. Oh, ce l'abbiamo finalmente, che bellissimo, che cosa molto bellissima. Ciao bellissimo Rextech, a che livello mi sei salito? 130, ti amo tantissimo. Allora ascolta, no Lillo, facciamo una cosa. Ecco, sì, va bene, mettiti per così. Ok, tu resta qui buono e difenditi bene e io ci provo con l'altro a sto punto, già che siamo qua. 20 dardi, 54 frecce, non ce la faremo mai. No, però tizio, non mi mangiare tutti gli stego della zona, sennò io dopo che ti do da mangiare. Allora, aspetta, prima acqua, prima cibo. Cioè, prima dobbiamo prenderci un po' d'acqua, perché la nostra genetta qui sta morendo di sete. Allora, tu muorici. Ok, pronti, ci proviamo, speriamo non sia uno spreco di dardi o uno spreco di tempo.